Il prossimo ospite con il quale ci collegheremo esporta vini, ma non solo. Volete sapere chi è? Lanciamo la sigla e poi lo scoprirete. Il nostro ospite è Albano Carrisi dallo Sheraton di Times Square a New York City. Ciao Albano! Ciao trio, Angie, Mike and Luigi. Ciao Albano! Tutto bene? Sei in America per il tuo tour, diventato ormai un appuntamento fisso. Sono diversi anni che vai a cantare in America. Esattamente quando è stata la tua prima volta? La prima volta è stata nel 1967, una data importante, sì, perché era il mio primo tour qua in America, ma soprattutto ho avuto l'occasione di incontrare il grande Domenico Modugno e lui voleva portare qui in America il Rinaldo in campo. Ed è stato un momento veramente speciale per me. Albano, quali sono le differenze tra i fan che vivono in Italia e quelli che invece sono all'estero? Diciamo che quello all'estero ha giustamente quel grado di nostalgia canaglia che in Italia non c'è per ovvie ragioni. E vibrano ancora più intensamente, questo senz'altro è così. Grandissimo. Tanti anni, tanti concerti e sicuramente tanti aneddoti. Qual è quello che ricordi con più piacere? Bella domanda. Sì, ce ne sono talmente tante che è difficile raccogliere tutte quante. Io mi ricordo comunque il Madison Square Garden, era il 21 di aprile 1974, c'erano state 20.000 persone. Ci fu il debutto di mio figlio che aveva un anno. Lo portai con me sul palcoscenico, la gente impazzita come se fosse il loro figlio. E quello è un momento che non dimenticherò mai nella mia vita. Poi di aneddoti ci sarebbe da scrivere un 3-4 libri perché ne sono successe talmente tante, e uno più bello dell'altro, che c'è solo l'imbarazzo della scelta per elencarli tutti quanti. Ma quello secondo me lì al Madison Square Garden, con mio figlio Yari, è il più bello. Albano, con noi c'è il consigliere Giovanni De Vita, responsabile del turismo delle radici della Farnesina, che invitiamo a farti una domanda. Sì, io vorrei cogliere l'occasione della presenza di Albano per chiedergli qual è la sua impressione sul ruolo che la canzone italiana ha avuto nella sopravvivenza della memoria italiana alle nostre comunità e in che modo può essere un motivo in più per stimolare il viaggio delle radici. La musica si sa che dove la politica divide, la musica unisce. Questo è universale come elemento. Quello che mi dispiace, devo dire, che a differenza di tanti che arrivano all'estero, in questo caso prendiamo l'America, tu vedi che gli italiani si perdono un po', diventano più americani che italiani e perdono un po' le loro radici. È un pezzo che andrebbe un po' corretto, ma so che stiamo andando contro l'orologio della storia, per cui quei pochi che ancora sentono il cuore italiano, che siano, che rimangano italiani, ovviamente a contatto con una realtà straordinaria, quella dell'America o del Sud America, dove vanno gli italiani, ma rispettare sempre quel corazon italiano, quel cuore italiano. Bisogna saperlo rispettare. Albano, ti ringraziamo per essere stato sul Patrimonio TV e ti mandiamo un grosso saluto ed in bocca al lupo per il tour americano. Patrimonio italiano TV, mi raccomando, incominciate a fare una presa di coscienza, come sempre l'avete fatta, ma per riportare gli italiani all'Italia, ma non in Italia, all'Italia, l'Italia speciale, l'Italia che ha segnato una storia incredibile nel mondo. L'Italia che va sempre, comunque, dovunque ricordata. E vi auguro tanta felicità. Felicità, un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Un abbraccio, ciao. Grande Albano, fenomeno nazionale. Vero Mike, un grande personaggio.